Buongiorno, benvenuti a un altro appuntamento con la meditazione della parola del Signore. Il testo di questa mattina si trova nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati, capitolo 1, versetto 17, e dice: Né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Questo testo arriva dopo una serie di considerazioni che l'Apostolo Paolo fa, a partire dal primo versetto. Dice che lui è stato nominato apostolo non dagli uomini, ma da Dio stesso. Infatti, l'Apostolo Paolo è diventato tale dopo l'incontro particolare con Gesù sulla via di Damasco, quando venne accecato da una luce enorme, sentì una voce che diceva: Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Era Gesù che parlava. E Paolo da quel momento poi, da persecutore dei cristiani, è diventato un testimone, un predicatore, uno dei più grandi predicatori che ci sono stati nella storia. E altre considerazioni che l'Apostolo Paolo fa è di fare attenzione che esistono anche dei falsi evangeli. Purtroppo, nel momento in cui la Chiesa primitiva, al tempo dell'Apostolo Paolo, nasceva e si sviluppava, sorsero anche delle nuove religioni cosiddette misteriche che distorcevano un po' il messaggio del Vangelo. E queste avevano lo scopo appunto di sviare i nuovi cristiani, i nuovi fedeli, da quello che era il messaggio che gli apostoli predicavano. Allora l'Apostolo Paolo mette appunto in guardia di fare attenzione a questo grandissimo pericolo. E nello stesso tempo precisa anche che il suo scopo era quello di diffondere il Vangelo in tutto il mondo. Ed è così che lui dice: Non sono salito a Gerusalemme, ma sono andato in Arabia per tornare a Damasco. Infatti lui ha predicato in tutto il mondo conosciuto, al di fuori di Gerusalemme. E questo ha permesso proprio un'esplosione della predicazione e della conversione di migliaia e migliaia di persone. Ebbene, anche noi possiamo fare un'esperienza simile se ci affidiamo a Dio, se rispondiamo al mandato di Dio di essere suoi testimoni, ma testimoni fedeli, fedeli al Vangelo che troviamo nella parola di Dio. E ricordiamoci che non esistono tanti Vangeli, ne esiste solo uno. Ed è quello che troviamo nella Bibbia. Che il Signore ci possa aiutare ad essere dei Suoi fedeli e validi testimoni, e per così contribuire alla progressione della proclamazione del Vangelo, che sappiamo che sarà il segno supremo che precederà il ritorno di Gesù. Che il Signore possa aiutarci in questo compito così importante e anche onorevole. Buona giornata a tutti.